lasciare a Dio però il posto di Dio. Grazie. Prego il microfono, passarlo qui davanti per favore. Grazie. È già pronto. Mi scusi se insisto con quello che avevo detto in precedenza, forse non mi ero spiegato bene. Volevo anche chiedere, se possibile, quando si dice ma il Signore scese a vedere la città, eccetera, e disse, si deve intendere un Dio personalizzato, personalistico, oppure l'autocoscienza dell'uomo che viene da Dio ma al suo interno? Grazie. Non c'è nessuna demitizzazione nella tradizione biblica, non c'è bisogno di demitizzazione. Il senso è piuttosto al rovescio. Dio non è mai sceso sulla terra in quel modo, ma dal momento che la storia parla dei profeti che hanno quella funzione, quando i profeti non ci sono ancora, è Dio stesso che prende il loro posto. Davanti al sangue di Caino, il sangue di Abele versato da Caino, normalmente il grido è ascoltato dal profeta. Ricordate Elia di fronte per la morte di Navot, di fronte ad Ahab. Ecco, lo stesso avviene qui, non ci sono profeti e allora è Dio stesso che scende, ma non c'è bisogno di demitizzazione, fa parte del genere mitico delle origini. Lei lo può dire ancora, ho incontrato Cristo nella mia vita ad un certo momento. Vorrei vedere, appunto è lo stesso tipo di linguaggio, no? Quell'incontrare Cristo significa tante cose. Non significa, ma cosa vuol dire incontrare Cristo? Mica hai visto Cristo? Avrai incontrato qualcuno che ti ha parlato al modo... Ma io lo lascio il linguaggio se uno lo usa, perché attraverso quel linguaggio vuole esprimere una esperienza da lui effettivamente fatta. E lo stesso qui in questo caso. Cioè io con la mia sensibilità di oggi direi, certo... Questo è la trascrizione di un evento profetico quando i profeti non esistevano ancora. Ma nell'antichità questo non c'è bisogno. Siamo noi che vogliamo essere precisi nella causalità. Ad esempio, la famosa sequenza delle piaghe d'Egitto. Alcune volte si dice il cuore di Faraone si indurì, altre volte si dice Adonai indurì il cuore di Faraone. Per l'autore che scriveva è la stessa cosa, perché se uno fa qualcosa, lo diciamo nel nostro proverbio, non cada foglia che Dio non voglia. Ora noi con la nostra ermeneutica diciamo no, questo proverbio è vero, ma iuxta modum fino a un certo punto. È vero che tutto dipende da Dio, ma prima di arrivare alla causa ultima ci sono tante altre cause intermedie, no, da invocare. Nell'antichità non c'era questa distinzione, tutto dipende da Dio, va bene? E allora, se il cuore di Faraone si indurì, è perché il Signore indurì il cuore di Faraone. La nostra sensibilità metterebbe qualche mediazione in più. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Là in fondo? No? No. Di là? Anche nell'altra sala non c'è nessuno che interviene. Non è che abbiamo risolto tutti i problemi. Ensof, non solo questo Ensof è senza fine, non si applica solo a Dio in se stesso, ma anche a tutti i problemi che abbiamo senza fine. Allora ringraziamo ancora il signor Borgonovo di questa dolcissima lezione.